Ciao ragazzi, eccoci qua per una nuova lezione di scienze. Questa sera parleremo dell'universo e del sistema solare. Abbiamo iniziato il nostro percorso di scienze parlando della Terra, quindi abbiamo iniziato da qualcosa che conosciamo un pochino più da vicino, dal pianeta su cui viviamo, e adesso vediamo, spostandoci un pochino oltre nello spazio, vediamo che cosa succede un po' al di fuori. Iniziamo quindi a parlare di universo, anzi, facciamo un passo indietro, introduciamo due parole nuove, universo e sistema solare, ok? Partiamo dalla parola universo. L'universo è lo spazio e tutto ciò che esiste in questo spazio. Avete sentito chissà quante volte nei film andare nello spazio, volare nello spazio, Andare in questo cielo che noi vediamo dalla Terra e in questo cielo infinito, ok? In questo spazio appunto infinito. Che cosa troviamo in questo spazio? Troviamo innanzitutto tutta una serie di corpi celesti, ok? Quindi la parola generica per dire tutto cosa c'è nello spazio è dire che ci sono dei corpi celesti e poi andando avanti vedremo quali sono, come si chiamano questi corpi celesti. Innanzitutto troviamo le stelle, ok? Che non sono solo quelle che noi immaginiamo e vediamo, insomma, di notte, dove quando c'è, insomma, siamo al buio e vediamo bene il cielo notturno. Le stelle più in generale sono dei corpi costituiti da gas molto importante che emettono luce e calore, ok? Una stella è qualcosa di luminoso, mentre tutto il resto non emette luce propria. Questa è una cosa importantissima, ok? I pianeti non emettono luce, le stelle emettono luce. La stella più vicina a noi e quella che conosciamo meglio di tutti è appunto il Sole. Quindi non immaginate le stelle come una cosa piccola, il Sole è una cosa grandissima. Quindi non è detto che le stelle siano piccole perché noi le vediamo piccole. Questa è una cosa importante. Ok, e quindi che cosa succede? Attorno ad ogni stella ruotano una serie di corpi celesti, ok? Nel nostro caso, la nostra stella di riferimento, nel nostro caso, nel senso noi, guardando dalla Terra e quindi guardando qual è il nostro sistema, la nostra stella, cosa diciamo? Che noi abbiamo il Sole e i corpi celesti ruotano attorno al Sole, ok? E ruotano con dei percorsi, con delle orbite che sono ellittiche, quindi abbiamo detto non sono circolari, questo l'avevamo già detto quando abbiamo parlato della Terra, non sono circolari, non sono rotonde, ma sono come un'ellisse, ok? Quindi sono un cerchio schiacciato e allungato sostanzialmente. Quali sono i corpi celesti che ruotano attorno al Sole? Sono pianeti, di cui uno lo conosciamo benissimo, è del pianeta Terra, quello su cui viviamo, i satelliti, gli asteroidi e le comete, ok? Ci ricordiamo poi questi, insomma, questi termini, ma poi andiamo a vedere uno per uno che cosa vogliono dire. Quindi il Sole, la stella e i corpi celesti che ruotano intorno formano il sistema solare, ok? Nel nostro sistema solare ci sono una serie di pianeti e adesso andremo a vedere, non in dettaglio, ma andiamo un attimino a raccontare quali sono e vediamo un po'. Allora, sicuramente abbiamo detto troviamo la Terra. Sull'immagine che state vedendo, li vedete messi in ordine di distanza dal Sole. A sinistra trovate il Sole e man mano che ci allontaniamo dal Sole, li troviamo in questo ordine. E guardate bene anche l'immagine, in questa proporzione, ok? Tra loro hanno queste dimensioni diverse. Quindi proviamo a partire dal Sole e via via ci spostiamo verso l'esterno e troviamo il primo di tutti è Mercurio, che è quello che voi vedete grigio. Poi troviamo Venere, che è quello che vedete di questo colore giallino, ok? Poi troviamo ovviamente quello che conosciamo meglio di tutti, troviamo il nostro, troviamo la Terra, che come potete vedere è molto diversa rispetto agli altri. È molto diversa perché la Terra ha una fortuna importante che
tutti gli altri, da quel che noi sappiamo per ora, non hanno, cioè la Terra ha su la vita, quindi ha su l'acqua, per cui questo ha permesso un'evoluzione molto diversa della superficie di questo pianeta. Andiamo avanti, quindi abbiamo Venere, la Terra, Marte, che è il famoso pianeta rosso, quindi proprio caratterizzato da questo colore rosso scuro, Giove, che è il pianeta più grande del sistema solare, ok? Il pianeta più grande tra tutti, Saturno, che è il pianeta che noi forse diciamo nelle immagini è quello che riconosciamo più di tutti perché è quello che ha queste specie di anelli che ruotano intorno, che poi spiegheremo cosa sono quando andremo ad approfondire i pianeti. Poi abbiamo Urano, Nettuno e più piccolino Plutone. Ok? E quindi, guardiamoli qua, tutti in ordine, ok? Da Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone. Più sono distanti dal Sole, più sono freddi, perché noi abbiamo capito che il Sole è quello, che illumina e che scalda questi pianeti, perché abbiamo detto che è una stella che emana luce e calore. Okay? Quindi, molto importante, come ho già detto, i pianeti sono corpi celesti che non brillano di luce propria, ma sono illuminati dalla loro stella, sono illuminati dal Sole. Quindi, vediamo qua i pianeti, come dicevo, molto importante capire anche le dimensioni, non sono solo disegnati così, sono proprio le proporzioni che ci sono tra loro. Allora, i primi quattro pianeti sono formati principalmente da roccia. Quindi Mercurio, Venere, Terra e Marte sono formati principalmente da roccia, ok? Sono pianeti rocciosi. Noi abbiamo studiato la Terra e sappiamo che tutta la crosta terrestre, la parte interna, è formata da rocce. Tutti gli altri sono pianeti gassosi, ok? Fatti da gas, gassosi vuol dire. Esistono anche pianeti diversi, più piccoli, che sono chiamati i pianeti nani, ok? Plutone è uno di questi. Plutone è chiamato pianeta nano, ok? Piccolissimo vuol dire. Ok, soffermiamoci un secondo. La Terra, abbiamo detto, è un pianeta roccioso, come gli altri quattro pianeti del sistema solare, quelli più vicini al Sole. La sua superficie, però, abbiamo detto che la Terra ha avuto una grande fortuna, cioè quella di avere il dono dell'acqua, e questa è quella che ha permesso l'evoluzione della vita, quindi è l'unico pianeta dove l'acqua la troviamo allo stato liquido, è l'unico pianeta che ha dei mari, degli oceani e dei ghiacciai. I ghiacciai pare che ci siano anche altrove, ma non si riesce a capire come mai, o quantomeno, vi spiegherò un po' più avanti, come mai questa, diciamo, non si trova l'acqua in forma liquida. Allora, avevamo già studiato, noi abbiamo già studiato la Terra e quando abbiamo studiato la Terra abbiamo parlato di movimenti che fa la Terra, ok? Di moti. E abbiamo visto che principalmente ne fa due, il moto di rotazione e il moto di rivoluzione. Andiamo a rivedere che cosa sono. Allora, il moto di rotazione è praticamente quello che fa attorno al proprio asse terrestre, che sappiamo è leggermente inclinato e collega il polo nord con il polo sud, è una linea immaginaria che passa all'interno, no, di questa sfera, anzi di questo geoide, che voi sapete benissimo cosa vuol dire, visto che abbiamo già fatto una verifica su questo. E quindi noi sappiamo che la Terra, attorno a questo asse, in circa 24 ore compie un giro completo, ok? Quindi, come si può vedere nell'immagine, cosa succede quando la Terra gira? Che una parte è rivolta verso il Sole, quindi una parte è illuminata ed è la parte dove c'è il giorno, mentre la parte dietro è buia perché non è rivolta verso il sole e quindi abbiamo detto che non può ricevere la luce, per cui in quella parte lì è notte. Il moto di rotazione che cosa fa? Fa sì che sulla superficie si alternano zone di momenti, diciamo, di luce e momenti di ombra, ok? Quindi dove è colpito dai raggi solari è il momento in cui è giorno,
dove non è colpito dai raggi solari, ovvero dietro il momento in cui è notte. E questo cosa fa il moto di rotazione? Un giro 24 ore, quindi un giro è la durata del giorno. Che cos'è invece il moto di rivoluzione? Il moto di rivoluzione è quello che è il movimento che fa la Terra attorno al Sole. E avevamo detto che lo realizza in un po' più di 365 giorni, che sono quelli di un anno. Tant'è che ogni tot tempo c'è un anno che si chiama anno bisestile, che è un anno che ha questo giorno in più, che è il 29 febbraio, tutti lo sapete, ed è dato dal fatto che il percorso che la Terra deve fare attorno al Sole non dura 365 giorni, ma 365 giorni è un po'. 365 giorni è 6 ore, ok? Infatti, se noi sommiamo le 6 ore in 4 anni, abbiamo questo giorno in più. La conseguenza principale di questo, di questo moto attorno è l'alternarsi delle stagioni. E guardate qua, sostanzialmente quando in alcune posizioni, a seconda della posizione in cui troviamo la Terra nei confronti del Sole, la stagione cambia, ok? Adesso è detto in un modo molto breve, ma lo approfondiremo. Abbiamo detto però che non esistono solo i pianeti, l'abbiamo detto subito. Abbiamo chiamato tutte queste cose, tra virgolette, che girano intorno al Sole, li abbiamo chiamati corpi celesti. I pianeti sono uno dei corpi celesti, ma vediamo che cosa sono gli altri, ok? Cosa sono? Satelliti, asteroidi, comete. Finora abbiamo parlato dei pianeti, abbiamo detto che cosa sono, come sono fatti, di che cosa sono fatti, quanto sono grandi, o meglio tra loro che dimensioni hanno, ma poi andremo ad approfondire bene la dimensione dei pianeti, le distanze, parleremo. Adesso vediamo le definizioni. Gli asteroidi. Che cosa sono gli asteroidi? Gli asteroidi sono un gruppo molto numeroso di piccoli corpi celesti, quindi hanno piccole dimensioni. Sono rocciosi e metallici, ok? Sono dei pezzi di roccia vaganti, possiamo dire. Hanno una forma irregolare, ok? Come vedete nella foto sottostante, è una forma, un cerchio, è una forma particolare, ok? Irregolare. E sono molto più piccoli rispetto ai pianeti. Adesso vi faccio vedere un pezzettino di un video dove vediamo bene che cosa sono gli asteroidi, ma soprattutto che cosa succede quando entrano in gioco. Ok? Vi faccio vedere un pezzettino di questo video. I crateri della Luna. Un tempo si credeva che fossero il risultato di fenomeni vulcanici, invece sono causati da antiche collisioni con corpi provenienti dallo spazio. Mercurio è il pianeta con il maggior numero di crateri. Ogni cratere è il prodotto di un duro colpo proveniente dallo spazio. La maggior parte delle collisioni ha avuto luogo quando i pianeti si sono formati. Questi sono i crateri marziani, resti dei detriti primordiali. 4,5 miliardi di anni fa, il Sistema Solare era un vortice di corpi in collisione. Un bombardamento che è durato 600 milioni di anni. Ma dove sono i segni di collisione sul nostro sereno pianeta? Ci sono, se sappiamo dove cercarli. L'Australia, arida e geograficamente stabile, è uno dei luoghi migliori per trovare un cratere. Nel cuore dell'entroterra australiano si trovano i crateri di Hanbury. Sono stati creati da un oggetto che si è frammentato prima dell'impatto. La maggior parte dei crateri esistenti sulla Terra sono stati erosi dagli eventi atmosferici. Questi sono sopravvissuti.
Le collisioni di Hanbury si sono verificate solo 5.000 anni fa, a prova del fatto che la Terra e la Luna sono ancora sotto la minaccia di corpi provenienti dallo spazio. Per capire quale sia la loro origine, dobbiamo allontanarci dal Sole. Attraversando uno spazio privo di detriti interplanetari, superiamo il pianeta Marte. Lì, nel grande vuoto che precede Giove, c'è la fascia degli asteroidi. Si tratta di un ampio disco di rocce, un anello composto dai cosiddetti pianetini. Se non ci fosse stata l'attrazione distruttiva di Giove, la fascia degli asteroidi avrebbe potuto formare un nuovo pianeta. Invece, questa fascia in orbita tra Marte e Giove rappresenta uno schieramento di potenziali minacce. Gaspra è un tipico asteroide. Ha un diametro di 12 km ed è lungo 20. È composto di silicati e metallo puro. Immaginiamo se si schiantasse contro la Terra. Questo asteroide, Ida, è grande il doppio di Gaspra. È così grande da avere un piccolo satellite chiamato Dactyl. Dactyl, un frammento del vecchio blocco. Qui le dimensioni raddoppiano ancora. Ecco l'asteroide Matilde, 53 km di diametro, più nero del carbone e l'asteroide più scuro che conosciamo. In falsi colori ecco Vesta, che invece è il più luminoso fra gli asteroidi conosciuti. È davvero grosso, 530 km di diametro. La parte più scura è un cratere enorme. Fatte le debite proporzioni, sulla Terra sarebbe esteso come l'Oceano Pacifico. Di quando in quando, nella fascia degli asteroidi, possono verificarsi delle collisioni. Alcuni frammenti possono essere espulsi e entrare in orbite che li avvicinano a Marte. Quindi, nei ripetuti passaggi su Marte, l'asteroide può essere deviato su una traiettoria che incrocia l'orbita terrestre. Questo asteroide è entrato in collisione. 65 milioni di anni fa ha colpito la penisola dello Yucatán, in Messico. Il risultato è stato un inverno cosmico seguito da un'estinzione di massa. Quando i cieli si sono di nuovo schiariti, 2/3 delle specie viventi erano estinte, inclusi i dinosauri. In falsi colori vediamo il cratere che oggi è sepolto sotto la foresta e l'oceano. È ampio 200 chilometri. L'asteroide che ha penetrato la crosta terrestre aveva un diametro di circa 15 chilometri. I crateri terrestri sono più facilmente identificabili dallo spazio. Questo si è riempito di acqua e ha formato un lago. Qui, due laghi in due crateri. E qui, tra i numerosi crateri dell'Australia, il Wolf Creek. Preservato dall'arido clima australiano, il cratere ha un diametro di 850 metri e un'età di circa 300.000 anni. Ma è comunque un cratere piuttosto giovane e modesto se lo si confronta con quello creato da un impatto circa 142 milioni di anni fa. Gossos Bluff, largo in origine più di 20 chilometri. Stati Uniti. Questo è il cratere meteoritico in Arizona. Si sarebbe formato 50.000 anni fa per l'impatto di un blocco di nichel e ferro. Oggetti di dimensioni inferiori ci raggiungono ogni giorno. Come questo meteorite che si è bruciato quasi tutto nell'atmosfera e non ha mai raggiunto la Terra. Forse riuscirebbero a prendersi qualche applauso durante una partita di football. Ogni anno piovono dallo spazio 16.000 tonnellate di detriti. Se raggiungono la Terra, come in questo caso, si chiamano meteoriti, carbonizzate durante la discesa. Questo pezzo di ferro è stato recuperato dopo l'esplosione di un meteorite nella Russia orientale. Ha colpito la Terra con un bombardamento cosmico. Nel Nord America, invece, questo meteorite ha sfiorato l'atmosfera ed è ritornato nello spazio. I meteoriti non rappresentano una vera minaccia, a differenza degli asteroidi. Un bolide di un chilometro provocherebbe una strage. Lo stesso killer dei dinosauri potrebbe annientare anche noi. Come possiamo proteggere il nostro pianeta? La prima linea è qui nel New Mexico, dove i telescopi sorvegliano i potenziali intrusi.
Il progetto LINEAR, condotto da NASA e Aeronautica Militare degli Stati Uniti, si basa su un sistema automatizzato che rileva la presenza di nuovi asteroidi. Ne sono già stati identificati migliaia. I più interessanti sono gli oggetti vicini alla Terra, che si muovono rapidamente. Un asteroide che potrebbe diventare una minaccia per il pianeta. Dopo l'identificazione, il radar procede con il rilevamento. Le antenne del Deep Space Network fanno rimbalzare le onde radio sui corpi che attraversano l'orbita terrestre. In questo modo ne rilevano la dimensione, la forma e la rotazione. Dobbiamo conoscere il nemico. Questo, Castalia, sembra un arachide. Probabilmente sono due corpi fusi insieme. E come questo, Geographos, ci sono circa altri 1000 oggetti vicini alla Terra che hanno un diametro superiore al chilometro. Eros è l'asteroide che conosciamo meglio. Ci siamo stati. Queste sono immagini reali. Eros è lungo 34 chilometri. La sonda spaziale Near Shoemaker ha scattato 160.000 fotografie e ha visto circa 100.000 crateri. Con un simile bombardamento non c'è da meravigliarsi che la superficie sia ricoperta di detriti, ma all'interno c'è roccia solida. Nel 2001 la sonda Near si è posata dolcemente su Eros. Abbiamo toccato il nemico. Fortunatamente questo colosso volante non minaccia la Terra. Ma è inevitabile che da qualche parte ci sia un asteroide che ci minaccia. Tuttavia, se resteremo vigili, avremo il tempo necessario per difenderci. Un'idea è questo specchio riflettente. Potremmo focalizzare i raggi solari su un punto e tentare di provocare un'eruzione per deviare l'asteroide dalla rotta pericolosa. Un'altra idea potrebbe essere quella di usare un piccolo razzo. Come un motore fuoribordo dovrebbe essere agganciato all'asteroide per spingerlo verso un'orbita più sicura. Ma se ci fosse il rischio di essere colpiti entro pochi giorni, c'è l'opzione nucleare. Una testata nucleare potrebbe far esplodere l'asteroide. Ma potremmo essere colpiti da una pioggia di frammenti. Attualmente il nostro pianeta è al sicuro. Nessuno degli asteroidi che attraversano l'orbita terrestre fino a ora identificati rappresenta una minaccia. La paura rimane, ma fino a oggi i nuovi avvistati si sono dimostrati innocui. Molto bene. Ecco, abbiamo capito intanto che esistono gli asteroidi, ma esistono anche altri corpi che chiamava meteoriti. Allora, parliamo innanzitutto degli asteroidi. Gli asteroidi, quando sono questi corpi, abbiamo detto, no? Queste rocce giganti che viaggiano nello spazio e possono colpire i pianeti, ok? Quando colpiscono i pianeti, formano dei crateri. Noi crateri sappiamo che cosa sono. Il cratere l'abbiamo visto quando abbiamo studiato che cosa sono i vulcani, ok? Il cratere è il buco, ok? Quindi formano una specie di grosso buco. In realtà non è un foro, schiacciano la terra sotto cui impattano, ok? Abbiamo visto però che non esistono solo dei corpi così grandi, ok? Gli asteroidi, se collidessero con la Terra, creano dei danni enormi, ok? Mentre invece ci sono anche dei corpi più piccoli, che sono chiamati frammenti, è quasi come se fossero delle polveri, ma in realtà sono dei pezzi di roccia, che possono arrivare fino sulla superficie terrestre, ok? E si chiamano meteoriti, che sono una cosa diversa dagli asteroidi, sono sempre dei piccoli corpi rocciosi, però di dimensioni molto molto inferiori, ok? È già successo che effettivamente questi meteoriti hanno raggiunto la superficie terrestre. Mentre passano all'interno dell'atmosfera, in realtà bruciano e quindi a noi arrivano come se fossero frammenti di lava vulcanica, ok? Benissimo, ma andiamo avanti e proseguiamo
con altri corpi celesti che noi troviamo. Proseguiamo con le comete. Le comete sono dei piccoli corpi celesti, questa volta composti prevalentemente da ghiaccio. Prima abbiamo parlato di corpi composti da rocce, ok? Adesso parliamo di corpi composti da ghiaccio, sono solo ghiaccio. E quando si avvicinano al Sole hanno questo effetto di scia luminosa, fanno questa specie di coda. Tutti noi sappiamo che cos'è la stella cometa, no? Quindi hanno questa specie di coda, magari a qualcuno di noi è già anche successo di vederne, io ne ricordo ad esempio. Formano questa coda perché praticamente questa scia è il ghiaccio che si scioglie e si trasforma in gas, quindi si disperde all'interno dello spazio. E per questo hanno questo effetto di scia luminosa. In realtà non sono luminosi, sono sempre corpi illuminati dalle stelle. E proseguiamo ancora. I satelliti. Che cosa sono invece i satelliti? Sono corpi che girano intorno ad altri corpi celesti. Quindi sono dei corpi che girano ad esempio attorno ai pianeti, dei corpi che possono girare attorno agli asteroidi, ok? Girano attorno ma non a delle stelle. E che cos'è che fa sì che loro continuino a girare intorno a questo stesso pianeta? Nel nostro caso, la Luna. La Luna è il satellite della Terra, ok? E che cos'è che fa sì che la Luna continua a girare attorno alla Terra? La Luna gira attorno alla Terra perché la Terra ha questa forza di gravità che tende a portarla verso di sé. Ok? La forza di gravità che cos'è? Questa forza che fa come l'effetto di una calamita, cioè che porta verso di sé qualcosa. Quasi tutti i pianeti del Sistema Solare hanno dei satelliti, solo Mercurio e Venere non ce li hanno. Ma come vedete, il satellite della Terra, quello che conosciamo meglio di tutti, è la Luna, e poi anche Marte, Giove, Nettuno, Urano e Saturno hanno dei satelliti, chi più chi meno, e poi vedremo di che dimensioni, ok? Però tutti questi pianeti hanno queste specie di piccoli corpi che girano attorno a loro. E ancora, per ultimo, diciamo che cos'è la galassia. Allora, l'universo è costituito da enormi ammassi di stelle, ok? Attorno alle quali girano quantità di gas e di polveri, qualcosina l'avevamo già detto. Questi enormi ammassi di stelle si chiamano galassie. Noi ci troviamo all'interno di una galassia e la galassia dove ci troviamo noi si chiama la Via Lattea. Le galassie possono avere forme differenti, quella in cui siamo noi ha una forma spirale, ok? Sembra un vortice praticamente. E nella foto a sinistra vedete più o meno dove si trova il Sole rispetto al centro della galassia, anzi della Via Lattea, perché la nostra sappiamo che si chiama così, ok? Allora, detto questo, vi lascio queste dispense, vi invito a leggere almeno quali sono le definizioni e la prossima volta proseguiremo nell'approfondimento dei pianeti. Ciao ragazzi, grazie mille e buono studio. Ciao ciao!